Benvenuti a tutti, quest'oggi una puntata tipica di Habitat. Non siamo negli studi di Rete 7, ma ci troviamo all'Environment Park, dove quest'oggi viene presentata un'importante iniziativa organizzata dalla città di Torino relativa all'economia circolare e della condivisione. Di che cosa si tratta? È un bando rivolto alle aziende che vogliono presentare le proprie idee, le proprie proposte per migliorare la periferia attraverso azioni riguardanti l'economia circolare e della condivisione. Andiamo a scoprire di che cosa si tratta. Ci troviamo all'Environment Park per l'iniziativa del Comune di Torino per Aperto, che da quest'oggi inaugura questo bando dedicato all'economia circolare e della condivisione, che mira anche a riqualificare alcune zone di Torino. Di che cosa si tratta, Assessora? Sì, questo è un bando che mira a promuovere innovazione in tema di economia circolare e economia della condivisione. L'obiettivo è quello di promuovere idee innovative del nostro territorio e riuscire anche a supportare la fase di testing per vedere che queste idee effettivamente abbiano un impatto positivo e siano accettate dai nostri cittadini. Questo bando sottolinea anche per noi un concetto molto importante: l'innovazione non viene fatta solo grazie alla tecnologia, ma viene fatta anche grazie a modelli innovativi sia sociali sia economici, anche perché le sfide che noi ci troviamo a risolvere come città sono molto difficoltose, riguardano vari campi, dall'ambiente all'inclusione sociale, all'aumento di competenze del nostro territorio. Per cui speriamo con questo bando di riuscire davvero a vivacizzare su queste tematiche la nostra città. E poi sarà anche la dimostrazione che, diciamo, l'innovazione dal punto di vista ambientale fa anche rima con l'innovazione sociale, perché effettivamente queste iniziative potranno portare un contributo ai territori che verranno coinvolti. Sì, ormai non si può parlare di innovazione solo in un campo, ma l'innovazione ambientale poi si riflette anche nell'innovazione sociale, nell'inclusione, nell'utilizzo di tecnologie e materiali innovativi, nel riuso, nella condivisione, nel cercare di fare in modo che i cittadini della nostra città diventino più consapevoli sia rispetto agli altri cittadini e sia rispetto all'ambiente. Ci troviamo con Antonio Castagna, uno dei coordinatori di ST, il gestore di tutta l'attività di accompagnamento di questa iniziativa speciale di Aperto sull'economia circolare e della condivisione. Allora, di che cosa si tratta? Che cosa sono l'economia circolare e che cos'è la sharing economy, che sono l'oggetto di questo bando? Ok, economia circolare vuol dire che gli oggetti e i servizi sono progettati in modo da non creare scarto, quindi in modo che già nel momento in cui vengono immaginati e pensati si sa già cosa farà la materia quando giunge a fine vita, sia che sia materia organica, che quindi diventa compost, terriccio, eccetera, sia quando è materia di origine industriale, quindi i metalli, le leghe e così via. Tutto questo comporta il fatto che dentro lo schema dell'economia circolare rientrino anche altre possibilità, per esempio la riparazione, il riuso, prolungare la vita di un prodotto, ricondizionare un prodotto, sono tutte modelli di business che rientrano dentro l'economia circolare. La sharing economy anche quella rientra, perché? Perché vuol dire avere la possibilità per tanti di utilizzare un medesimo oggetto, trasformando l'oggetto in un servizio. Quindi una casa, per fare un esempio semplice, su Airbnb resta casa mia, ma tanti possono accedere e trasformano il dormire, il mangiare, lo stare lì in un servizio. Questo modifica anche il nostro rapporto con gli oggetti e con i beni, perché naturalmente passiamo da una civiltà fondata sul possesso del singolo bene al fatto che tutti insieme o diverse persone possono condividere un singolo bene in vari momenti della loro vita, della giornata o a seconda delle loro esigenze. Quale sarà il ruolo di ST, la società che gestirà tutta la fase di accompagnamento? Allora, ST in questa prima fase ha il ruolo di promuovere, quindi attraverso social network, mailing, nei confronti delle aziende, la possibilità di realizzare questi investimenti e fare queste sperimentazioni. In un secondo momento, nel momento in cui le aziende cominciano a progettare, sarà quello di aiutarli a definire meglio il progetto,
magari individuare dei partner se hanno una buona idea però non sanno con chi realizzarla, e di aiutarli anche a strutturare il progetto in modo che sia coerente col concetto di Living Lab, cioè di sperimentazione, perché sperimentazione vuol dire che realizzi il progetto che hai in mente in un luogo particolare, in un quartiere della città di Torino o su tutta Torino, e in quella fase di sperimentazione metti alla prova il tuo prodotto, il tuo servizio, quindi hai un'interazione con la città, con la popolazione, col consumatore che ti dice se quel prodotto funziona o non funziona, quindi se può funzionare in maniera più allargata o meno. Noi lo accompagneremo a fare questa parte qua. Ci troviamo sempre all'Environment Park con Laura Ribotta della Rinnovazione del Comune di Torino, che ha lavorato per questo bando specifico sull'economia circolare della condivisione. Di che cosa si tratta? Allora, è un bando aperto, quindi del finanziamento che la città ha ricevuto sulle periferie, e in particolare sarà un Living Lab, cioè uno spazio aperto dove le imprese potranno sperimentare nuove soluzioni, in particolare di economia circolare e collaborativa. E a chi è rivolto questo bando? Allora, è rivolto principalmente alle imprese che dovranno presentare le proposte come capofila, e potranno essere associati anche a associazioni di cittadini, a pubblica amministrazione, dovranno essere radicate nel territorio della periferia torinese. Quindi l'intento è un po' quello di unire, diciamo, i benefici dal punto di vista ambientale ai benefici sociali. Sicuramente sì, e anche unire l'innovazione di impresa, quindi l'innovazione di impresa che diventa una soluzione per i problemi sociali delle periferie. Qualche esempio, il riciclo che vedete qui, di cui normalmente si parla quando si parla di economia circolare, in realtà è l'estrema ratio dell'economia circolare, è proprio se hai un materiale e un processo produttivo talmente mal fatto che devi disperdere materia, che allora è meglio riciclare anziché no. Ma l'economia circolare si focalizza prima sul progetto e sull'uso, prima ancora che sul riciclo di materia. Prego. Adesso l'idea appunto di entrare nello specifico di alcuni casi e tecnicamente alcuni modelli di business. Ci piaceva riprendere le due slide che sono forse veloci anche nell'animazione, per connettere a quanto diciamo adesso. In maniera molto schematica, la prima slide diceva che l'economia circolare vuole superare ovviamente si oppone a un modello lineare dove le tre parole principali sono produrre, consumare e generare rifiuti. Invece la ruota aveva più parole e tra loro connesse, come sottolineava prima Antonio, il cuore è il progetto, quindi l'ideazione. Io nel momento in cui imprenditore o imprenditrice vado a offrire un prodotto o un servizio, capisco già quale potrebbe essere la fine vita e possibilmente che non ci sia, perché il tutto sia connesso. Quindi l'ideazione, come io decido di creare questo mio prodotto e servizio, come lo distribuisco, come lo gestisco, dopo che l'ho distribuito, come viene gestito il prodotto o servizio, è importante, cioè anche un servizio ha un impatto, e alla fine la trasformazione di quello che prima era probabilmente non sarà più, ma non vuol dire che quindi debba diventare automaticamente rifiuto. E allora i quattro principi che ricordavamo su cui l'economia circolare si fonda. Il primo sicuramente è quello di utilizzare, appunto, abbiamo detto materiali ed energie, quindi materiali o biodegradabili oppure che abbiano un'alta componente di riciclabilità, e la stessa cosa per l'energia, quindi energia da fonte rinnovabile. Questi sono i principi, poi è tutto un attendere ovviamente. L'altro grande pilastro è creare valore da dove prima, fino a ieri, si considerava rifiuto. Anche quando è semplicemente ritornare con la testa, una saggezza che tutti noi avevamo. Quindi provare, se fino a ieri lo vedevo rifiuto qualsiasi cosa, che altra possibilità di trasformazione può avere quell'oggetto. Altro principio invece è estendere, prima ancora di farlo arrivare a rifiuto e poi trasformarlo, posso appunto, come posso estendere la vita di un prodotto. E infine invece è molto importante, quasi filosofico, e ha a che fare anche con discorso di paradigma economico, valorizzare più il valore d'uso piuttosto che non il valore di possesso. Si stima che le nostre auto, il 92% del tempo di una vita in auto è parcheggiata e non la usiamo. Quindi noi tutte le cose che possediamo e dobbiamo possedere le ho comprate mie, o posso metterle in condivisione?
Da qui allora l'importanza dell'economia di condivisione e di sharing, che come vedete quindi l'economia collaborativa e la sharing economy, che comunque sono due cose diverse, sono un di cui dell'economia circolare. Quindi questi sono i principi. Adesso volevamo un po' presentare i modelli di business possibili e questi modelli a quali principi si rifanno. Ovviamente tutto può essere più complesso e sinergico, non è che c'è un modello o un principio, ci può essere, anzi è auspicabile, intersezione, per cui un modello di business probabilmente può rispondere a più principi. Ci troviamo con Nadia Lambiase, ricercatrice dell'Università di Torino, una delle coordinatrici di ST. Allora, economia circolare, sharing economy, spesso si fa molta confusione, aiutiamo un po' a distinguere questi due concetti. Bene, sì, partiamo dai quattro principi cardine dell'economia circolare, al cui interno poi scopriamo che la sharing economy e l'economia collaborativa è un di cui. Il primo principio cardine dell'economia circolare è l'utilizzare materiali biodegradabili o altamente riciclabili e fonti di energia rinnovabile. Il secondo è provare a tirare fuori valore da quello che è considerato sempre scarto. Il terzo principio è il poter estendere la vita di un prodotto, riparandolo, vendendolo nell'usato, rigenerandolo. E infine, questo abbastanza rivoluzionario, poter dire mettere al centro il valore d'uso di un bene o di un servizio piuttosto che non il possesso. E allora con questo principio entra in gioco tutto il tema della sharing economy o dell'economia collaborativa. Sharing economy in particolare, anzi possiamo dire che possono esserci due modelli di business correlati a questo principio. Il prodotto come servizio, dove l'azienda rimane proprietario del bene che mette sul mercato e non lo vende come bene ma come servizio, car sharing o by sharing. Oppure poi c'è tutto il tema delle piattaforme di condivisione, dove l'utente rimane proprietario del bene e lo mette in condivisione. Ha una casa, attraverso Airbnb la mette in condivisione, ha una macchina, attraverso BlaBlaCar la mette in condivisione con altri. Abbiamo trovato uno dei proponenti che quest'oggi forse presenterà la sua candidatura con la sua idea per questo bando specifico di Aperto dedicato all'economia circolare della condivisione. Allora, che cosa proporrà? Di che cosa si tratta? Allora, io sono di Oico Servizi, mi chiamo Paolo Radaelli e noi proponiamo di utilizzare sui mercati, quindi al commercio ambulante e per i negozi in sede fissa, degli imballaggi riutilizzabili per la frutta e verdura, un po' come avviene da ormai 20 anni sulla grande distribuzione, dove i prodotti ortofrutticoli vengono inviati usando cassette riutilizzabili, che quindi una volta terminato il loro uso non vengono gettate nei rifiuti, ma vengono appunto riutilizzate, vengono igienizzate e rimesse in circuito. Questo è quello che stiamo tentando di fare sui mercati, cercando di portare insieme le istanze degli ambulanti, cercando di fare gruppo quello che riesce a fare la grande distribuzione nei confronti dei produttori ortofrutticoli e che il commercio al dettaglio, per la sua frammentazione, non riesce a produrre. Quindi noi cerchiamo di mettere insieme e fare un circuito unico operando dentro al mercato ortofrutticolo di Grugliasco. Sono Livia Papi, sono parte di un gruppo di imprenditoria comunitaria in una banca del tempo nella circoscrizione sede di Torino. Il nostro obiettivo è quello di cercare di trasformare le conoscenze delle persone, i saperi delle persone che hanno bisogno di un lavoro e non lo trovano, in opportunità di lavoro. E tra queste vorremmo creare un co-cooking, un posto dove le tante donne che sono nel nostro gruppo e che sanno cucinare e farlo bene, possano cucinare in un ambiente a norma, HACCP, eccetera, e quindi poi produrre nel loro piccolo qualche cosa che possano rivendere e in questo modo essere produttive, visto che un lavoro non lo trovano.